Sono arrivati in mattinata a Pisa altri 150 migranti, 15 dei quali, per lo più originari del Mali, saranno accolti sul territorio. Gli altri saranno invece distribuiti in altre province toscane secondo il piano di emergenza predisposto dal Ministero dell'Interno. Lo rende noto la Prefettura di Pisa. A Firenze, spiegato in una nota, saranno accolti 50 stranieri, 20 a Livorno, 36 ad Arezzo e 15 ciascuno a Prato e Siena. Le procedure di accoglienza e di assistenza a Pisa sono state attivate in via di emergenza durante le scorse ore dal prefetto Francesco Tagliente, grazie alla disponibilità e alla prontezza operativa delle strutture della provincia, dell'istituzione Centro, Nord, Sud e del Comune di Pisa. Una task force formata da agenti in divisa in borghese sugli autobus per contrastare scippi e borseggi in un mese di controlli ha fatto registrare un forte calo delle denunce. E quanto risulta dai primi riscontri del commissariato San Giovanni di Firenze, le verifiche condotte in collaborazione con personale ATAF riguardano in particolare le fermate di Piazza San Marco, Piazza Beccaria, Piazza Indipendenza e Piazza della Stazione, dove in base ai dati della polizia avviene il maggior numero di borseggi, oltre 100 nei primi tre mesi del 2014. Tra le vittime dei borseggi ci sono soprattutto i turisti. I servizi di controllo continueranno nei prossimi mesi e dureranno tutta l'estate, ha spiegato Giuseppe Solimene, dirigente del commissariato di San Giovanni. Quattro tifosi del Siena durante la partita contro il Modena, persa per 1-3 dai senesi, hanno fatto irruzione nella tribuna d'onore dello stadio Artemio Franchi cercando di aggredire il presidente Massimo Mezzaroma. L'intervento di steward e forze dell'ordine ha impedito il contatto fisico. Poi i tifosi sono stati accompagnati fuori dallo stadio, accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. Un nepalese di 52 anni, clandestino e pregiudicato, è stato denunciato ieri dalla polizia di Pontedera in provincia di Pisa per atti osceni in luogo pubblico anche alla presenza di minori, dopo essere stato visto e segnalato agli agenti da alcuni testimoni mentre si masturbava in un giardino pubblico del centro. L'uomo, dopo essere stato fermato, è stato riconosciuto dai testimoni e denunciato anche perché clandestino. La questura ha già avviato le pratiche per l'espulsione.